Iniziamo il nostro incontro pomeridiano. Non funziona. È strano, perché forse è spenta la TV. Accendiamo, vediamo. Vediamo un attimino se funziona. Aspettiamo che si accende. Dicevo, il pomeriggio funziona. Bene. Il pomeriggio è sempre un momento delicato, no? Ecco, fortunatamente abbiamo avuto Davide che ci ha un po', ecco, fatto viaggiare anche su quello che è il meraviglioso mondo dell'incontro, anche, no? E molte volte, vedete, quando si ascoltano questi, ecco, racconti di vocazione, di chiamata, no? Si ha quasi sempre l'impressione che le chiamate siano rivolte solo ad alcuni e ad altri no. In realtà, ecco, bazzicare col Vangelo ti fa capire che la chiamata c'è per tutti. Il problema è cosa noi intendiamo per chiamata, fondamentalmente, che cosa, ecco, intendiamo anche come possibilità di discernere questa chiamata poi alla fine. Chiaramente ognuno è chiamato a ruoli e compiti diversi, però, ecco, pensate che qualsiasi situazione noi, ecco, affrontiamo nella vita può essere diventare una chiamata. Anche chi fa l'impiegata alla posta può viverlo come chiamata. E impiegare quel tempo in maniera diversa rispetto a come avrebbe potuto fare se non avesse vissuto quella chiamata. E questo penso sia importante, che noi lo canalizziamo dentro di noi, lo focalizziamo dentro di noi per comprendere come, ecco, quella luce del sole è anche la chiamata di Dio, è per tutti. E ognuno poi trova quella che è la propria dimensione nel poter trovare questa risposta. E la cosa straordinaria è che di fronte a 100 preti o 1.000 preti, a 2.000 preti, due uguali non li trovi, ma neanche di fronte a 1 milione di laici ne trovi due che rispondono in maniera identica, a meno che non patologicamente non cerchino di imitare l'uno o l'altro. Ecco, questo penso sia importante per capire come il contatto col Vangelo, con la parola, rende le comunità feconde. Quello che rende una comunità viva, feconda, cioè capace di generare figli, è esattamente l'essere fecondata dalla parola. Fecondata dalla parola significa che questa parola riesce a portare dentro il seno di ciascuno e della comunità quel germe vitale che è appunto la parola. Da cosa ci possiamo rendere conto? Che la parola non ci abita. Anche da quella che è la sterilità delle nostre comunità. Perché oggi si parla molto del calo delle vocazioni. E pensiamo sempre alle vocazioni ordinate o alle vocazioni di vita religiosa consacrata. È certamente un problema nella vita della Chiesa, ma se questo problema c'è, è perché nel contesto generale è calata che cosa? La chiamata a quella che è la vita ordinaria di tutti i giorni. Quindi noi pretendiamo che nascano delle vocazioni consacrate, quindi di dedizione completa della propria vita a Dio, in un contesto in cui si è perso, per esempio, quello che è ovviamente questa immagine, che è appunto l'immagine di essere chiamati in maniera complessiva. Capite sempre, noi ci concentriamo sul mancante, cioè su quello che oggi vediamo manca, ma non ci rendiamo conto che il problema è del contesto che ha generato tutto questo, cioè di un grembo che è diventato sterile. Perché per troppo tempo abbiamo dato per scontato quello che scontato non è mai e non lo sarà mai come dato. Penso sia importante nell'approcciarci anche all'incontro di stasera tenere presente questo aspetto, perché vedete, c'è un altro grande dramma nella vita di ciascuno, che è quello di vedere sopita e anestetizzata l'origine della propria vocazione, che è come avere smarrito la strada. Ti ritrovi a camminare senza sapere più da dove sei partito e dove stai andando. E questo è quanto di più drammatico poi può succedere, in fondo, no? Perché la chiamata non finisce con la risposta, ma la risposta è l'apertura a qualcosa che in qualche modo ti rimette continuamente in discussione. Il sì non lo dici una volta per tutte, ma sei chiamato a ribadirlo e a ritrovarlo costantemente e continuamente. È come quello che in qualche modo vedremo adesso succedere con, ecco, il brano di stasera che ci propone l'incontro appunto con i famosi discepoli di Emmaus che vivono questo incontro. Per cui, ecco, la cosa che diventa essenziale a questo punto è, ecco,
un attimino devo uscire un po' anche da quello che è ovviamente lo schermo per riaprire praticamente un po' il tutto, quindi dobbiamo assolutamente chiudere, se no non riesco ad aprire poi, perché ho dimenticato di aprirle prima, quindi metto in pausa un attimo la registrazione. Qui, come vi dicevo, quindi l'incontro di stasera ci fa, ecco, ritrovare quelli che sono appunto i discepoli di Emmaus e ci porta in un ambiente che per noi cristiani dovrebbe essere molto, molto consono, molto compiacente, cioè la strada. Non fosse altro di quei piedi che abbiamo incontrato nell'icona di stamattina, quei piedi di Cristo che, ecco, si mette in primo piano proprio in quello che è il suo dipinto, per dire che lui ha evangelizzato sicuramente con i suoi gesti, ma anche con i suoi piedi, perché ha camminato per tutte le strade di Palestina anche, no? Per cui, ecco, condividiamo il nostro schermo e così, ecco, vediamo un po', ecco, di iniziare un po' questa nostra carrellata serale, pomeridiana. Penso che si veda, giusto? Bene. Vedete che c'è questa immagine che vi ho voluto un po', ecco, conoscete benissimo l'ingresso, no? Che ci sia quella parola scritta sopra, ecco, può sembrare quasi, ecco, un dato di fatto. E quello è il grande rischio, in fondo, no? Ecco, legare tutto quello che si fa, si vive alla carità, darsi un nome come quello di Maria Santissima, capite che è una responsabilità non indifferente, anche, no? E in fondo, ecco, ci dovrebbe spingere continuamente a prendere coscienza di cosa significa tutto questo. È inevitabile. Ecco, quella parola che, sotto la quale spesso si passa in maniera inosservata, ci dovrebbe fare capire che quello che si cerca di vivere mettendo lì quella parola è qualcosa di diverso dalla filantropia, che è già tanto, eh? Se già nei nostri ospedali si vivesse la filantropia, i nostri pazienti starebbero certamente molto meglio, molto meglio. Figuratevi, ecco, cosa può significare il salto che va oltre e che fa vivere la Caritas, Paolina intesa, no? Bene, tutto questo comporta il discernimento, questa parola che, se voi volete, magari, ecco, potremmo dedicarci un incontro intero, ma non ne basterebbero 10 per poterla vivere fino in fondo, no? E c'è questo famoso oggetto che è il crivo, il setaccio, che noi, ecco, siamo abituati a conoscere. Cosa fa il setaccio in fondo, no? Fa passare la farina buona e tutte le scorie le lascia fuori. E compone la nostra esistenza, è un po' la stessa cosa, ecco, se voi pensate un po' a quella che potrebbe essere la realtà di una statua che viene costruita, pensate un po' ai prigioni di Michelangelo. I prigioni di Michelangelo sono delle statue che Michelangelo ha lasciato praticamente incompiute. E tu vedi che c'è in quel pezzo di marmo intero, un pezzo di statua già bella, perfetta, definita, e il resto del blocco del marmo che ancora è pietra grezza. È come se noi vedessimo quello che l'artista aveva intravisto in quel blocco di pietra e piano piano lo stava tirando fuori. Capite perché poco fa vi dicevo che c'è una grande differenza tra l'elezione e l'essere candidati. Il candidato è uno che sa che ancora deve essere progressivamente costruito, sbozzato, pezzo dopo pezzo, colpo di scalpello dopo colpo di scalpello. L'eletto è già arrivato. Non hai bisogno di nessun cambiamento. Non c'è vocazione che nasca da Dio che non ti mette su un cammino di conversione continua. Perché se tutto questo non lo accetti, sei già morto. Scusate se lo dico con questa forza. Perché purtroppo viviamo una realtà che tutto questo lo ha trasformato nell'esatto contrario, facendo la rovina di tanti giovani spesso, oltre che di chi poi ci incanta. E tutto questo ci spinge a comprendere come fa a farsi discernimento. Edgar Morin ci aiuta perché dice una cosa che è straordinaria, che noi a forza di sacrificare l'essenziale ci siamo dimenticati quella che è l'urgenza dell'essenziale.
Perché a forza di sacrificare l'essenziale per l'urgenza, per le tante cose da fare, vi ricordate la nonnina che lavorava a maglia alla fine del nostro incontro di stamattina, no? Ci siamo dimenticati che l'urgenza dell'essenziale era che innanzitutto sentissimo che qualcuno si prende cura di me, di noi, come persone. E ci siamo illusi di poter curare l'altro, rinunciando a sentire la cura per noi. Capite che quando si vive questo aspetto, noi iniziamo a vivere il nostro servizio come battitori liberi. La comunità, che ci sia o non ci sia, non ci importa, anzi, spesso diventa il fastidio. Non ho peli sulla lingua, mi faceva diventare dentro una... Adesso no, grazie a Dio mi sono calmato. Quando sentivo con fratelli diaconi che dicevano no, non posso venire all'incontro di comunità, perché devo andare alla celebrazione. Ma che stai dicendo? Rinuncia alla relazione, a costruire ponti, relazioni, perché la tua presenza è così importante. In un contesto dove alla fine non stai facendo niente per dire una novità liturgica in tutto quello che si sta vivendo. Capite cosa significa intendere in maniera clericale il proprio servizio? Io al centro del mondo e dell'universo. Non c'è bisogno di una comunità. E capite che tutto questo vive e ci fa vivere volti di comunità che diventano sempre più comunità ferite, tristi, che non riescono più a fare trasparire quella che è la forza di un corpo che come corpo si manifesta e riesce in qualche modo a dare un messaggio di speranza. Siamo tante singole palline impazzite che alla fine non riusciamo più a comprendere che ci stiamo richiudendo in recinti sempre più ristretti e maleodoranti, che non riescono più a fare percepire la gioia e la freschezza del Vangelo. E tutto questo ci richiede un profondo discernimento e ci fa fare una domanda che Eliot, questo poeta, a un certo punto si pone in quello che è il suo cammino di ricerca, no? Dove, avvertendo quelli che sono i segni della secolarizzazione, no? Quelli che sono i segni di una crisi che la Chiesa vive, ma che noi ancora non ammettiamo neanche noi stessi, perché noi siamo ancora convinti che è il mondo che ce l'ha con noi. A un certo punto Eliot si chiede, è la Chiesa che ha abbandonato l'umanità? O è l'umanità che ha abbandonato la Chiesa? Ed è una domanda forte per i nostri giorni. Sono gli altri che ci stanno voltando le spalle? O siamo noi che abbiamo voltato le spalle a loro? Perché una donna di chiesa, come ci diceva Davide, a un certo punto ha quasi compassione di una madre che vede diventare, per esempio, presbitero un figlio? Perché? Cos'è successo? Qual è l'immagine che noi abbiamo dato del sacramento dell'ordine in tanti secoli, in tanti anni, negli ultimi decenni, per esempio? Sarebbe importante che ci chiedessimo queste cose una volta per tutte, la smettessimo di parlare di progetti generali che non servono se non a incensarci, senza guardare in faccia la dura realtà che ogni giorno per le strade c'è e che nelle nostre comunità stanno vivendo. Noi facciamo finta che non stia succedendo niente, perché ancora non viviamo il dramma che si sta vivendo in chiese che già basta che esci fuori dal meridione trovi. Diocesi di Bologna, quasi 1 milione di abitanti, 3 seminaristi, 3, dicasi 3. Andiamo a Milano? Andiamo a Torino? Andiamo ad Aosta? 0. Aosta? 0. Nessuno. Vogliamo andare in Germania a leggere cosa sta succedendo? E tu dici, ma è possibile che nella Chiesa sta succedendo tutto questo? Beh, finché stiamo chiusi nei nostri recinti non ci accorgeremo di niente, fin quando il meteorite non arriva anche da noi. Perché tanto siamo tranquilli, c'è problema. Poi, fatti loro, noi abbiamo le nostre processioni, che problema c'è?
E qui andiamo un po' a quello che è l'oggetto misterioso, che è appunto la necessità di farci domande, questo benedetto punto interrogativo che dovremmo ritornare fino in fondo ad accogliere dentro di noi, perché vedete, il punto interrogativo è come quell'amo che tira fuori il meglio da noi, mentre il punto esclamativo, spesso e volentieri, che noi abbiamo usato e che continuiamo ad usare nel momento in cui spezziamo la parola per l'altro, il punto esclamativo è come una mazza che dai sulla testa dell'altro. Il Vangelo è sempre delicato, ha sempre quell'attenzione, il se vuoi, ti fa sempre intravedere la possibilità di una gioia, non te la impone mai. Il Vangelo non è mai un precetto, è sempre una proposta, sempre e comunque. Anche se l'altro ti sputa in faccia, tu la proposta la fai, ma non pretendi che l'altro la accolga per forza, perché è libero. Cos'è questo secondo voi? Ogni tanto, se fate delle camminate, trovate questi mucchi di pietra uno sull'altro. Cosa sono? Cosa sono? Nell'esperienza che ci raccontava Davide, come in tutte le esperienze, no? Anche nel Vangelo lo troviamo spesso un po' questo aspetto, com'è che di alcuni momenti particolari ricordi, diceva Davide, mi ricordo le espressioni, ricordo com'era la disposizione, ricordo che ora era, ricordo cos'era. Cioè, significa che ci sono dei momenti che restano fotografati nella tua immagine interiore in maniera indelebile, perché sono poi quelle immagini che come quasi una sorta... Ecco, quello che voi vedete lì si chiama Amen. E dobbiamo ricondividere qui, è successo qualcosa sicuramente. Cos'è un Amen? Un Amen è un momento in cui chi sta vivendo il cammino per strada decide di vivere quell'aspetto in maniera piena, e allora cosa mette? Mette su dei mucchi di pietra, uno sull'altro. Quindi se tu cammini, soprattutto anche dalle nostre parti si vede adesso, molto meno che al nord, per esempio in Trentino, Valle d'Aosta o altro, no? Chi è abituato a fare questo cammino, se in un certo luogo ha un momento, un'ispirazione particolare, il trovare una risposta particolare, quel luogo diventa quasi, pensate anche nel Vangelo cosa succedeva, facevano la stella e montavano l'altare, quando c'era un luogo importante, no? È un po' questo dato. Sapete la cosa straordinaria qual è? Che ogni camminante, pur non sapendo perché lo fa l'altro, quell'amen, spesso sente il bisogno di prendere una pietra e di aggiungerla a quel mucchio di pietre. Perché si sente solidale con quel momento vissuto da chi lo ha preceduto e sa che anche per lui ci possono essere momenti come questo. Un po' quello che sul cammino di Santiago è la cruz de ferro, la croce di ferro, dove tu arrivi c'è sta montagna di pietre con la croce sopra e dove... Anche il sottoscritto ha portato pietre che gli sono state date prima di partire per essere lasciate lì, proprio lì, su quella montagna di pietre, no? Quello è l'amen per eccellenza, che chiaramente il cammino di Santiago tutto è grande, anche l'amen del cammino di Santiago è enorme, ma ne trovi tanti altri. Questo per dire che la strada parla e riesce in qualche modo a metterti in una dimensione piena. Io ho scoperto con piacere oggi, per esempio, che poi mi raccontava di padre Perlauto, che aveva questa passione per uscire fuori, per andare anche ad avere un contatto col creato. E questa cosa mi è piaciuta, non la conoscevo, perché in qualche modo riesce a rendere più vero quella che è la nostra ricerca, perché la rende incarnata, cioè la rende immersa in un creato che mi rimanda al creatore. Quindi capite che anche questi amen sono importanti. Vi faccio vedere un brano di come un regista, che certamente non spicca per appartenenza ecclesiale, ci ha potuto fare vedere anche quella che è un po' la simbologia della strada, quella che è la forza della strada. Gelsomina e il matto. Gelsomina e il matto. Ce la godiamo in questa scena. Ma tu come hai fatto a capitare con San Panò? Ha dato 10.000 lire a mia madre. Forse non si sente. Così tanto? Ho 4 sorelle, tutte più piccole. Ti vuoi bene? Io? Sì, sì, tu e chi? Potevi scappar via, no? Ci ho provato. Niente. Qualche volta fai proprio venire i nervi. Che vuol dire niente?
Se non vuoi restare con lui, vattene con questi, no? Se vado con loro è lo stesso. Se rimango con Don Panò è lo stesso. Cosa cambia andare con loro? Io non servo a nessuno, ecco. Oh, uffa! Mi sono stufata di vivere. Sai cucinare? T'ho detto se sai cucinare. No. E allora che cosa sai fare? Canti? Balli? Un po'. Forse ti piace fare all'amore? Mm? Ma cosa ti piace allora? E sei pure brutta. Che ci sto a fare io a questo mondo? E se ti dicessi di venire via con me? Ti insegnerei a camminare sul filo, superaria con tutte le luci addosso a te. Io ho la macchina, giriamo sempre, ci divertiamo un mondo. Ti piacerebbe? Mm? Invece niente. A te ti tocca di restare col tuo Zampano e fare tutte quelle belle cretinerie e prenderti un sacco di botte sulla schiena come un somaro. La vita è così. Però di Zampano non ti terrebbe se non gli servissi a qualcosa. E che ha fatto quella volta che sei scappata? Tanti schiaffi. Ma perché non t'ha lasciata andare via? Non lo capisco. Io non ti terrei con me, ma neanche per un giorno. Chissà, forse... forse ti vuol bene. Ma no, a me? E perché no? Lui è come i cani. L'hai mai visto i cani che ci guardano e par che vogliano parlare e invece abbaiano soltanto? Poveraccio. Già, poveraccio. Ma se non ci stai te con lui, chi ci sta? Io sono ignorante, ma ho letto qualche libro. Tu non ci crederai, ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco, prendi quel sasso lì, per esempio. Quale? Questo, uno qualunque. Beh, anche questo serve a qualcosa, anche questo sassetto. E a cosa serve? Serve... ma che ne so io? Se lo sapessi, sai chi sarei? Chi? Il Padre Eterno, che sa tutto. Quando nasci, quando muori, e chi può saperlo? No, non lo so a cosa serve questo sasso io, ma a qualcosa deve servire. Perché se questo è inutile, allora è inutile tutto. Anche le stelle, almeno vedo. E anche tu servi a qualcosa, con la tua testa di arciopo. Scena straordinaria, un po' come tutto il film, che ci fa comprendere un fatto semplice, ma spesso dimenticato, no? Noi ci mettiamo e viviamo in una comunità perché la comunità è il luogo in cui scopriamo il senso della nostra esistenza, cioè il valore che noi abbiamo. Se tutto questo non c'è, capite bene che diventa un problema serio anche per la vita delle nostre comunità in generale, no? Tutto ha un valore, tutto ha un senso, anche quel piccolo sasso, perché se anche quel piccolo sasso perdesse senso e valore, niente ha più valore. Significa indirettamente che se non siamo capaci, in quella che è la nostra esistenza, soprattutto anche in quella che è poi la nostra esperienza di vita, come comunità ecclesiale, di riuscire a dare a ciascuno il senso nell'appartenenza del proprio valore, o peggio,
se in nome di un valore più alto togliamo valore a quello che pensiamo sia più basso, siamo fuori strada. Siamo fuori strada. Perché capite bene che se tutto ha valore, di fronte a Dio siamo tutti identici. Non ci sono carismi, ministeri che contano più degli altri. Tant'è vero che noi stiamo camminando verso la Pasqua per riscoprire la forza del nostro battesimo, che è la fonte in tutto. Togli quello, non ha senso più niente. E qui incontriamo il nostro brano. Siamo al capitolo 24, versetti 13-35. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme e non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di avere avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato, come avevano detto, le donne, ma lui non lo hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera, il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. È bello rispondere: lode a te, o Cristo. Dovremmo poi chiederci anche perché cosa lo stiamo lodando dopo aver ascoltato quel brano, perché è chiaro che ogni volta una parola è qualcosa che mi mette in un moto, in un movimento, in una dinamica, no? E io gli dico grazie, intanto perché mi sta rivolgendo la sua parola, e la parola è quella che mi fa vivere poi alla fine.
ma letteralmente mi fa vivere, eh? Non so se voi conoscete gli esperimenti di Federico II e poi dei nazisti. Non avete mai sentito parlare? Volevano scoprire qual era la lingua originale. Se uno non parla mai con nessuno, cioè se sei in Italia, parli italiano, poi impari l'italiano, no? Ecco, Federico già II, pensate, in pieno Medioevo, volle fare questo esperimento, prendere questi bambini, non, ecco, fare parlare con loro con nessuno e dare da mangiare, accudirli di tutto punto per vedere alla fine qual era la lingua che loro parlavano. Non arrivavano oltre il quarto mese e morivano. Cioè, significa che il bambino, se non riceve la parola di chi lo accudisce, muore, pure se nutrito, non di solo pane, no? Non di solo latte, potremmo dire, il bambino, ma anche delle carezze, delle parole che la mamma e il papà, o chi si prende cura di lui, è capace di dargli. E poi lo esperimento lo fecero anche i nazisti, stesso risultato, nei campi di concentramento. Non so se qualcuno ci proverà ancora, nella follia, no? Ma questo, vedete, è un segno nella follia di quello che è successo che ci fa comprendere come la parola che noi ascoltiamo è vita. Ma noi questo, ripeto, lo dobbiamo tornare a riassaporare. A riassaporare riuscendo veramente, dopo ogni incontro, a dire ma mi ardeva il cuore nel petto, oppure no? Se non mi arde, guardate, non è mai colpa della parola, ma dell'uso che ne stiamo facendo. Questo è fondamentale. Ed è determinante che ci rendiamo conto un po' di questo passaggio. Perché ormai noi ci siamo abituati spesso ad una routine che accetta quasi la monotonia come regola del vivere. E non abbiamo più la capacità di dare freschezza e fermento. E pensate che tutto questo genera esattamente questo dolore, questa tristezza che questi stanno vivendo nell'allontanarsi da Gerusalemme e stanno andando verso Emmaus, quasi come una sorta di rivalsa, non solo perché erano lì, ma perché è una delle poche vittorie che il popolo di Israele ha avuto nei confronti dei siriani, no? È quasi come dire, beh, confortiamoci almeno con una vittoria del passato, visto quello su cui avevamo scommesso, ha fatto questa misera fine. Sono due persone, due. Può darsi una coppia, non si sa, che sono ormai disilluse. Hanno creduto a quest'uomo che era forte in parole e opere di fronte a Dio e di fronte agli uomini. Però gli hanno fatto fare, visto fare la fine che ha fatto. Ecco, guardate che questo riguarda molte volte, più andiamo avanti anche nella nostra esperienza di fede, questa possibilità anche per noi, no? Quello di vivere la disillusione, un po' quello che Geremia ha sperimentato, no? Signore, tu mi hai sedotto, io mi sono lasciato sedurre, mi hai fregato, tra virgolette. Ho creduto che tutto quello che tu dicevi si potesse realizzare, e invece sto vedendo che ci sono solo macerie. Guardate che questo è quello che in tanti ci prende di fronte ai drammi che come Chiesa stiamo vivendo. Non parlo solo dello scandalo della pedofilia, parlo anche degli scandali finanziari che sono ancora più gravi per alcuni versi, per alcuni aspetti. Tutto questo sta minando le fondamenta delle nostre, chiamiamole certezze. Ed è bene che guardiamo in faccia tutto il negativo che c'è dentro, perché noi stiamo camminando per alcuni versi come i discepoli con la testa bassa, chini, rassegnati. Ma la cosa straordinaria è che proprio in questo momento lui si affianca a noi se continuiamo a camminare. Se continuiamo a camminare, se continuiamo in qualche modo a cercare le domande che ci possono rimettere in un rapporto più pieno con lui. E la cosa straordinaria è che lui si avvicina con estrema delicatezza, che ti chiede inevitabilmente di farsi compagno di strada. Guardate che questa delicatezza, oggi spesso chi ti chiede di essere compagno di strada, sapete chi è? È quella persona che tu in chiesa non vedi mai, ma che magari ti contatta per avere un dialogo con te, un momento di sconfronto, di scambio. E tu pensi che quello è tempo che stai perdendo perché ti devi preparare la catechesi per l'indomani. E non ti accorgi che lui si sta facendo vicino a te
proprio attraverso quella persona che tu consideri il lontano. E che poi magari ti racconta un'esperienza della sua vita che ti fa comprendere fino in fondo un fatto essenziale, che lui ci precede sempre in Galilea. Noi siamo ormai troppo abituati a dire la messa è troppa e gli operai sono pochi. Ma perché la messa è tanta? Perché lui ci precede in Galilea. L'evangelizzazione che noi possiamo fare è semplicemente quello di andare a scoprire quello che lui già ha fatto anticipandoci. Altrimenti siamo degli illusi. E la gioia che proviamo deve essere quella di chi scopre che lui ti ha preceduto, perché lui ti precede sempre. E ti precede in Galilea, cioè significa ti precede nel quotidiano. Dicendo, come la samaritana, è giunto il momento in cui né qui né a Gerusalemme si adora Dio, ma in spirito e verità, cioè dentro ogni singolo uomo e ogni singola donna, che tornano ad essere pienamente il Tempio di Dio. Altrimenti il nostro adorare nel Tempio non riesce ad aprirci gli occhi su quella che è la realtà piena dell'adorazione che noi dobbiamo portare a chi abbiamo davanti. E capite che questo realmente ci deve profondamente, ecco, mettere in quella dimensione di chi deve rendersi conto di tutto quello che è il limite che lo abita, ma non per disperarsi, ma per essere cosciente che il male non è semplicemente degli altri o del mondo. Mi abita, ci abita. E che ci dobbiamo togliere dalla testa l'idea di una chiesa di eletti puri e casti. Siamo qui dentro perché siamo tutti peccatori, perdonati e bisognosi ancora di misericordia. Questo è la chiesa. Il peggio dell'umanità che ha trovato in Cristo la fonte per ripetersi in piedi. Se noi ritorneremo a dialogare con il mondo con questa umiltà, il mondo finalmente ritornerà a comprendere qual è la potenza della misericordia di Dio. Altrimenti sperimenterà soltanto il giudizio tremendo che noi saremo capaci di dare all'altro. Ecco, questi discepoli che camminano è straordinario, perché quando vedete, lui spiega allora attraverso tutte le scritture quello che lo riguardava, è come se oggi ci dicesse la stessa identica cosa: mi vuoi comprendere fino in fondo? Rileggi tutte le scritture alla luce della croce, altrimenti non capirai niente. Ti farai un Dio a tua immagine e misura. E sarà un Dio tremendo, terribile. Non sarà il Dio tremante che io ti ho rivelato in quella grotta. Sarà un Dio fascinoso, non sarà un Dio fasciato perché è un bimbo indifeso. Sarà un Dio potente e pesante, non sarà un Dio fragile, di 3,5 kg se non è nato prematuro, che è totalmente in balia delle cure di un padre e di una madre. Questo ci insegnano i discepoli di Emmaus. E ci dicono che lo scandalo di fronte a quella tomba vuota è grande. E anche per noi vale l'idea che ci possa essere stata una possibilità altra alla risurrezione. Che qualcuno abbia trafugato il cadavere, come è stato detto. Che i discepoli di notte lo abbiano preso. Se tutto questo fosse stato vero, non staremmo qui a parlarne ancora. Ma ricordiamoci un fatto. Che se noi siamo qui a parlarne è perché c'erano 11 e gli altri che stavano con loro, acciaccati, malandati, che non avevano capito un tubo, che quando sono stati illuminati dall'azione dello Spirito hanno ricollegato tutto quello che avevano vissuto e l'hanno cominciato a gridare dai tetti, senza avere timore, senza sentirsi inibiti, senza avere la preoccupazione di mettersi in mostra, perché stavano parlando di chi gli aveva dato la vita. Ed è arrivata fino a noi.
quell'onda si è propagata per contagio. Che vedete, c'è il contagio da coronavirus, ma c'è anche il contagio della fede. La fede non si propaga mai per imposizione, ma per condivisione, per accoglienza. Ci sono state delle chiese, Madagascar o in altri paesi dell'America Latina, che finché, per esempio, le chiese erano finanziate dalla Chiesa Madre, dal Portogallo, per esempio, dalla Spagna, avevano pochissimi fedeli. Quando alla fine, con le persecuzioni, il grosso è andato via e sono rimasti semplicemente quelli che vivevano fino in fondo il radicamento con quella che era la vita della comunità, dicendo: con questa comunità siamo nati, con questa comunità moriamo. Quello che prima serviva alla Chiesa è diventato il presbiterio, perché le chiese non riuscivano più a contenere i fedeli. Capite cosa significa vivere la crisi? La Chiesa è sempre cresciuta nei momenti di crisi, è sempre morta quando ha fatto i patti con lo Stato, come la nostra. È questo che ci distrugge. Utilizzare il potere pensando che tutto questo ci aiuti. Tutto questo ci distrugge. Ci distrugge. Penso sia fondamentale un po' questo aspetto. Non perché, ecco, rivendico guerre o lotte tra Stato e Chiesa, ma per ritornare a dare a Cesare quello che di Cesare è Dio e quel di Dio. Perché la commistione non ci è giovata, non ci ha aiutato. Penso che tutto questo dovrebbe un po' spingerci a comprendere un fatto: vivremo dei momenti di profonda crisi, di profonda defezione, ma forse questo sarà il momento in cui finalmente potremo riassaporare comunità che vivono del calore di sentirsi e di amarsi. Altrimenti saremo come un olio rancido che non riesce più a dare sapore se non per togliere gusto agli alimenti. E magari ci rassegneremo a tutto questo, perché ci saremo ritagliati lì la nostra piccola fetta di potere. Perché quella signora che ha detto al tizio: la lettura oggi la faccio io perché è il mio turno, stava vivendo esattamente questo. Il suo potere. Il potere che Cristo manifesta in tutto il Vangelo è il potere dell'acqua che si ritira. Dovunque arriva lui, emerge l'altro. Se il servizio che noi facciamo non è capace di far emergere l'altro e di godere dell'altro che emerge, noi l'altro non lo stiamo servendo, noi l'altro lo stiamo usando. Nella vita di una comunità la regola d'oro è una soltanto. Il poco di tutti è sempre da preferire al molto di pochi. Perché dove c'è il molto di pochi c'è la sofferenza dei molti, che non riescono più a trovare un ruolo e una vita dentro quella comunità. E tutto questo è difficile, perché ognuno di noi deve imparare la difficile arte del sapersi ritrarre, del godere dell'altro che cresce. E tutto questo lo puoi vivere, lo puoi fare soltanto se veramente il tuo rapporto con la parola è pieno e definitivo, se comprendi fino in fondo che quell'Eucaristia che stai vivendo ti riempie pienamente e che non hai bisogno, per affermarti, di usare il tuo carisma come un potere. Ma di strada se ne deve fare, ecco perché i discepoli sono in cammino. Però capite che succede una cosa straordinaria quando si aprono loro gli occhi. Sono impauriti, sono scoraggiati, sono disillusi e in pieno giorno si stanno allontanando da Gerusalemme. Si aprono gli occhi e di notte, senza aspettare, in fretta, tornano a Gerusalemme. Cioè ritornano nel grembo di quella comunità che si sta ricostituendo attorno a questa notizia. Lui è risorto e Simone l'ha visto. Ecco cosa significa sperimentare la parola come fervore, come forza, come calore,
come entusiasmo. Entusiasmo significa letteralmente questo: ente, osmos, io respiro l'aria di Dio. Sono indiato, sono tuffato in Dio. Questo è l'entusiasmo, non è la gioia godereccia di chi si sta bevendo la birra al bar. È un'altra cosa. E quando parli dell'entusiasmo ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, gli devi far capire che è una cosa diversa rispetto a 2000 like su Facebook. Che l'amicizia vera è una cosa diversa rispetto a 5000 amici che manco conosci. È calore, è saper contare sull'altro. Bello quello che diceva poc'anzi Davide, no? Mi sono sentito a casa quando sono arrivato lì. Questo si dovrebbe poter dire delle nostre comunità, mi sono sentito a casa. E guardate che io e voi, delle cose che ci stiamo dicendo, probabilmente tra 6 mesi non ci ricorderemo niente. Ma non mi scordo il gesto di Mariella che mi ha detto, ma lo vuoi un caffè? Te lo porto. Sono i gesti che noi non ci scordiamo. Sono quelli che sono indelebili. Ecco perché Papa Francesco sta vivendo questo forte trasporto. Sono le 5 e quindi chiudiamo. Però chiudiamo, permettetemi di darvi questa ecco, canzone dei Nomadi. Sono 3 minuti di sforamento, ma ci tengo perché ecco, ci fa comprendere quanto ecco, di mistico ci possa essere in quella che noi chiamiamo musica leggera, anche, no? E di quanto la ricerca va molto al di là di quello che noi pensiamo. Che cercano gli angoli della tranquillità, nelle nebbie del nord e nei tumulti delle civiltà, tra i chiariscuri e la monotonia dei giorni che passano. Camminatore che vai, cercando la pace al crepuscolo, la troverà. La troverà. Alla fine della strada. Lungo il transito dell'apparente dualità, la pioggia di settembre risveglia i vuoti della mia stanza e i lamenti della solitudine si prolungano come uno straniero non sente legami di sentimento e me ne andrò. Dalle città nell'attesa del risveglio e si addormentano sopra i guanciali della terra. Forestiero che cerchi la dimensione insondabile, la trovi.
forestieri che cercano la dimensione insondabile. Pellegrini dell'assoluto, direbbe qualcuno. No? E la cosa straordinaria è che ci vuole Franco Battiato a dirci la troverai, la troverai. Smettila di piangere perché la troverai. La troverai. Alla fine della strada. Ma non per dire alla fine senza averla sperimentata, in pienezza alla fine della strada, perché altrimenti non potresti continuare a camminare. Bene. Chiudiamo con questa frase di Bonhoeffer, che ci dice anche lui, profeta: la Chiesa deve uscire dalla sua stagnazione. Dobbiamo tornare all'aria aperta del confronto spirituale con il mondo. Capite che da protestante anche lui si rendeva conto di questa stagnazione e di tutto quello che in qualche modo, già parliamo metà Novecento, la Chiesa stava vivendo, no? Bene, grazie sempre per l'ascolto e alla prossima, sperando che il cuore un po', quantomeno, possa essere stato in qualche modo coinvolto un po' da questo sentirsi ardere anche. Grazie ancora. Grazie. Ti riascoltiamo poi.